Ciao a tutti! Allora, in questo video inizierò a spiegarvi come fare un cappuccetto come questo, ai ferri. Così. Ecco. Vi faccio vedere come si fa. E la taglia che farò è una considerate per una circonferenza cranica dai 50 fino ai 54 di circonferenza cranica, quindi per un bimbo dai 4, dai 5 ai 7 anni. Vi servono ferri circolari, marcapunti. Allora, per questa taglia qui io ho montato su 76 maglie e devo fare quella in più per chiudere in tondo, quindi 77. Adesso controllo che i punti siano tutti giusti, non girati. Ok, e adesso chiudo in tondo. Per chiudere in tondo, allora il filo l'avete da questo lato, questa è la fine. Passate l'ultimo punto nel ferro a destra e prendete, ok, ve lo portate di là e fate cadere. Questo era il punto, quello in più vi serve soltanto per chiudere in tondo. Prendete il vostro marcapunto, marcatore, e lo piazzate. E adesso iniziate a fare un dritto e un rovescio per circa 6 giri. Facciamo qualche giro insieme, quindi un dritto, un rovescio. Un dritto, un rovescio, un dritto, scusate, vado fuori dalla telecamera, un dritto, un rovescio. Non ha preso tutti e due. Ok, facciamo di nuovo il rovescio, perché io sto lavorando con un filato messo a doppio, quindi dritto, rovescio. E continuate così, continuate, vi dicevo, per almeno per 6 giri circa. E quindi fate un dritto e un rovescio a ogni giro. Quindi finite con il rovescio, vi troverete il rovescio qui e iniziate nuovamente con il dritto. Quindi sono sempre tutti uguali, un dritto e un rovescio. Ci vediamo per la parte successiva. Quindi fate 6 giri e vi fermate.